I boschi sono davvero meravigliosi e conservano al loro interno tantissime storie. Ebbene, oggi proveremo a raccontarne una. Ci troviamo sulle Alpi Cozie, nella Val Chisone, nel territorio del comune di Fenestrelle. Beh, qui certamente i boschi non mancano. E per approfondire la nostra storia, dobbiamo cercarne uno che si trova ai piedi del piccolo promontorio che ho esattamente alle mie spalle, quindi dobbiamo oltrepassarlo e cominciare a scendere. Questo ceppo sta a significare che siamo ormai vicini al nostro bosco. Lui una volta ne faceva parte, ma qualche tempo fa è stato tagliato. Ce ne sono tanti attorno. Eccone un altro. Anche questo, come il precedente, è cavo al suo interno, consumato dal tempo. Ma per nostra fortuna, di alberi ancora così grossi e integri, ce ne sono ancora. Andiamo. Eccone uno ancora integro, segnato dal trascorrere del tempo. Qui vicino ce ne sono tanti altri. Li abbiamo visitati più volte durante un po' tutto l'anno. Alcuni sono addirittura cavi al loro interno, ma sono ancora in piedi. Una domanda che sorge spontanea è capire come abbiano fatto questi larici secolari di grosse dimensioni a sopravvivere così a lungo attraversando maestosamente gli ultimi secoli. Ci troviamo infatti vicino alle fortificazioni del Settecento, forse più estese su tutto l'arco alpino, quelle di Fenestrelle. Per costruirle si è reso necessario abbattere intere foreste, al punto che a metà del XVIII secolo molte relazioni evidenziavano la necessità di procurarsi il legname da altre vallate. I pochi boschi rimasti erano o troppo scomodi da raggiungere o svolgevano una funzione irrinunciabile. Il bosco dove ci troviamo ha conservato questi larici secolari proprio grazie a questa funzione, una funzione di protezione. Ci troviamo sopra un villaggio un tempo abitato da diverse famiglie tutto l'anno, la piccola frazione del Puy di Fenestrelle. In un territorio di montagna come questo, i luoghi in piano sono davvero rari. Dietro il villaggio il versante si fa immediatamente ripido e se non si correva al riparo il manto nevoso che si accumulava d'inverno poteva scendere verso valle in un'enorme valanga che avrebbe distrutto tutto, abitazioni incluse. Dunque, per proteggere le vite e i beni delle famiglie, un bosco come questo si rivelava vitale. Gli alberi tenevano saldamente fermo il terreno e la neve che si depositava su di esso, o perlomeno questo era quello che si credeva, perché purtroppo in realtà in alcune occasioni proprio il piccolo abitato del Puy è stato colpito dalle valanghe che hanno causato purtroppo delle vittime. Di fondamentale importanza era dunque preservare porzioni di bosco con il fine di proteggere i sottostanti abitati. Un tempo quasi tutti i villaggi
o perlomeno quelli maggiormente esposti a questi rischi, avevano il loro bosco di protezione. Nel Settecento, nel solo territorio di Fenestrelle, erano individuati almeno 6 boschi e tra questi c'era appunto quello collocato sopra il Puy, dove ci troviamo attualmente. L'insieme di questi boschi era scrupolosamente regolamentato nelle norme comunali. Venivano specificati i confini, si proibivano i tagli e si regolamentava persino il pascolo al loro interno. Questa particolare funzione li ha dunque salvati dalle continue richieste di legname necessarie al procedere dei lavori delle vicine fortificazioni. Questi larici sono degli alberi monumentali, come ci ricorda questo pannello recentemente messo. E come tutti gli alberi monumentali, occorre rispettarlo e assolutamente non danneggiarlo. Negli ultimi decenni, questa funzione di protezione è scivolata verso l'oblio, al punto che in Alta Val Chisone l'unica serva, così venivano chiamati questi boschi, oltre che riserve o bandite, l'unica serva, dicevamo, che presenta un percorso turistico è la serva di Chambon, collocata sul versante opposto rispetto a quello dove ci troviamo attualmente. Per dare spazio a nuove piante, alcuni giganti di un tempo sono stati tagliati, creando le condizioni utili per la colonizzazione di muschi e licheni. Sui tronchi non è difficile scorgere l'andirivieni delle formiche. Non manca neppure una coppia di rampichini che utilizza in primavera un grande ceppo come luogo di nidificazione. Insomma, anche se invecchiati, tagliati o addirittura dimenticati, continuano a svolgere la loro funzione di protezione agli abitanti di oggi del bosco.